Ciao a tutti e benvenuti su Simply Labiki. Mi avete chiesto di girare una review aggiornata del Clarisonic, quindi questo sarà il video di stasera. In realtà avevo già girato un video, credo uno fra i primissimi, tra l'altro, che ho riguardato proprio oggi per curiosità, perché era veramente tantissimo tempo che non lo vedevo e di solito non riguardo mai video vecchi. E devo dire che in effetti ero un pochino più soporifera, però trovate tantissime informazioni di dettaglio che magari oggi non ritoccherò, quindi non parlerò nuovamente delle stesse identiche cose. Se volete, vi lascio qua sotto nell'info box di descrizione il link al video che avevo girato in modo che eventualmente possiate andarlo a vedere. Tra l'altro, se avete delle domande che volete farmi, sia inerenti al Clarisonic, magari quindi a questo specifico video, ma anche in generale, non lasciatemele nei video vecchi perché molto spesso YouTube non notifica i commenti nuovi. Quindi vi consiglio sempre di scrivermi via mail, l'indirizzo ve lo metto qui in sovraimpressione, oppure di scrivermi tramite messaggio privato. Sempre qui tramite YouTube. Detto questo, inizio subito con la review perché molti di voi mi hanno chiesto probabilmente un aggiornamento sul Clarisonic e che cosa ne penso, perché come sapete dal mese di giugno è finalmente in vendita anche in Italia. Il canale di vendita è quello degli store Sephora, quindi lo trovate in tutti i negozi della catena Sephora, e se non ne avete uno vicino a voi potete comunque sempre ordinarlo online, così come moltissimi altri prodotti di make-up sul sito web di Sephora, sephora.it, che consegna in tutta Italia, quindi avete adesso finalmente questa opzione. È un prodotto che comunque ha un costo, quindi è un prodotto abbastanza costoso, ma è un prodotto veramente efficace, quindi nonostante tutto a distanza di tempo io continuo ad utilizzarlo su base regolare quotidiana ed è un prodotto che consiglio assolutamente. Adesso poi vi spiego un po' meglio e ve ne parlo un po' meglio. Io avevo già, come sapete, il Clarisonic Plus nella versione, l'avevo acquistato rosa, all'estero esiste veramente in tantissimi colori, e questa è una delle prime cose che, se vogliamo, mi ha un po' rattristato nel vederlo in vendita qua in Italia, perché in Italia è stato scelto di commercializzarlo nella sola versione bianca, che è questa che io non ho acquistato e che mi è stata inviata direttamente per la recensione. Tra l'altro mi è stata inviata la versione Plus, mentre avrei preferito ricevere ovviamente la mia 2, perché sarebbe stata differente da quello che già possedevo e avrei potuto farvi anche un video di paragone, che purtroppo in questo caso non posso fare, ma vi descriverò comunque le caratteristiche. Come vi dicevo, l'unica colorazione in vendita, almeno per il momento qui in Italia, è quella bianca. Probabilmente si sono mossi su un modello classico che desta l'idea di pulito, che è quello che l'accessorio effettivamente come azione ha sulla pelle e che potesse incontrare i gusti un po' di tutti quanti. Dico peccato perché una delle cose divertenti proprio del Clarisonic è che all'estero esiste in tantissimi colori, in tantissime fantasie anche, e molto spesso viene lanciata anche qualche edizione limitata con dei pattern giocosi, molto fantasiosi, eccetera. Quindi spero che se Clarisonic come strumento prenderà abbastanza piede anche qui in Italia, decideranno di commercializzarlo anche in altri colori, perché sicuramente sono certa che moltissimi ragazze e molte donne, così come me, vorrebbero acquistarlo in realtà in versione colorata. Quindi questo è un messaggio, un appello che lancio alla casa. Partiamo con ordine, innanzitutto dicendovi che cos'è il Clarisonic. Il Clarisonic è uno strumento elettronico per la pulizia del viso. Elettronico perché all'interno possiede una batteria ricaricabile, quindi non ci sono pile o altro, non aprite nulla. È uno strumento, tra l'altro, sigillato ermeticamente, che può andare anche sotto l'acqua, nel bagno, nella doccia, potete anche immergerlo, non succede assolutamente nulla. Da questo punto di vista assolutamente sicuro per la pulizia del viso, come vi dicevo. Va utilizzato mattina e sera per un periodo di un minuto sul viso. Quello che rende il Clarisonic diverso da qualsiasi altro strumento al momento in commercio è la tecnologia del movimento del Clarisonic, perché non è, contrariamente a quanto si possa pensare, una spazzola ruotante. Il movimento è un movimento di tipo sonico, viene definito, cioè sono delle oscillazioni, delle micro oscillazioni che effettuano dei movimenti avanti e indietro della testina veramente molto veloci, quasi invisibili ad occhio nudo. E questo è quello che, secondo appunto gli studi che sono stati fatti, permette al Clarisonic di pulire veramente molto bene e in profondità la pelle, anche nelle piccole pieghe, anche nei pori, quindi aiutando a mantenerla tonica, compatta, pulita, morbida e liscia. Ed effettivamente questa è un'azione che svolge benissimo.
È uno strumento però che va usato con costanza, quindi se siete delle persone che già hanno una pigrizia per quel che riguarda la routine di pulizia, non vi consiglio di investire i 100 e passa euro che questo prodotto costa. Ve lo consiglio invece tantissimo se volete investire in un ottimo prodotto per la pulizia e la cura della vostra pelle. Dico pulizia e cura perché, come sapete, il fatto di andare a detergere ed esfoliare molto bene la pelle consente innanzitutto di esaltare la funzione di qualsiasi trattamento che starete dopo, di avere una base viso e una qualità della pelle anche decisamente migliore, quindi di mantenere nel tempo una base perfetta per qualsiasi make up voi potrete andare in seguito, e anche se non vi truccate, ad avere una compattezza, una tonicità, un'elasticità della pelle sicuramente ottima. Quindi in questo senso non è solo uno strumento estetico ma anche di cura, se vogliamo, il trattamento, e nella mia beauty routine non manca mai. L'altra cosa che caratterizza il prodotto è il fatto che le setole, adesso vi faccio vedere la testina che è quella che sto utilizzando al momento, le setole sono veramente morbidissime, quindi sono assolutamente molto molto delicate sulla pelle e vanno benissimo anche per persone che hanno una pelle particolarmente sensibile, che soffrono ad esempio di arrossamenti, di Cooper Rose o che comunque sono soggette a irritazioni, perché le setole sono veramente delicatissime. Non è la classica azione della spazzola viso a cui eravamo abituati fino a qualche anno fa, che andava a grattare e in qualche senso anche graffiare il viso arrossandolo ulteriormente. Il viso dopo la del Clarisonic non è assolutamente arrossato, e ve lo dice una persona che, come sapete, soffre di arrossamenti e di Cooper Rose nella zona, diciamo, delle gote, e quindi fa particolarmente attenzione anche a non andare a sollecitare ulteriormente arrossamenti capillari, rischiando quindi di fare dei danni ulteriori alla pelle. Quindi delicatissimo. Per rendere ancora più morbida la spazzola, le setole hanno anche la parte superiore arrotondata. Ovviamente non riuscite a vedere a occhio nudo, ma sono delle setole che non sono tagliate di netto ma sono arrotondate, quindi risultano ancora più delicate sul viso, e in più il materiale con cui sono fatte è una fibra particolare di cui ora non ricordo il nome, ma che vi scrivo qui sopra in sovraimpressione, che non è nylon però, che è invece materiale comunemente usato a livello estetico. Questa è una fibra molto più performante, altamente più performante, e che ha delle caratteristiche e dei vantaggi non indifferenti. Primo, innanzitutto, che è una fibra molto più elastica e quindi riesce a essere anche molto più duttile e malleabile ai movimenti sul viso, e questo è il motivo per cui è anche particolarmente delicata. Ma tra i vantaggi è anche il fatto che è una fibra che si asciuga molto velocemente, quindi non mantiene l'umidità sulle setole. Questo è il motivo per cui le testine si asciugano veramente in tempo rapidissimo, evitando anche la proliferazione dei batteri. Infatti è una fibra altamente resistente ai batteri. Stiamo infatti andando a pulire il viso e l'ultima cosa che vorremmo è utilizzare un materiale che conserva all'interno i batteri, e quindi andarli in realtà a riposizionare sul viso invece che pulirlo. Quindi da questo punto di vista un vantaggio enorme. Come va utilizzato questo strumento? È, quando lo accendete, preimpostato su una durata di circa un minuto, e in particolare è diviso in fasi da 20 secondi, 20 secondi, 10 secondi, 10 secondi, e andrebbe posizionato prima su fronte 20 secondi, poi su naso e mento per altri 20 secondi e poi per ogni guancia 10 secondi circa. Non va utilizzato più di un minuto perché non è necessario, quindi il viso è perfettamente pulito solamente con questa azione, quindi è una routine anche molto molto semplice e molto veloce da introdurre all'interno della propria routine abitudinaria. Voi prendete un qualsiasi detergente, potete utilizzare qualsiasi detergente viso che già utilizzate d'abitudine, massaggiarlo direttamente sul viso oppure posizionarne una goccia all'interno della spazzola, quindi nella parte centrale della spazzola, e poi andare a effettuare i movimenti, appunto, che vi ho appena descritto con il Clarisonic. Quindi lo accendete, passate con dei movimenti rotatori, quindi non sfregate, non schiacciate eccessivamente, movimenti leggeri e rotatori della spazzola sulla vostra pelle, 20 secondi come vi dicevo fronte, 20 sul naso e poi sul mento, io faccio anche intorno alla bocca, e poi 10 secondi guancia e guancia. Magari quando girerò il video sulla routine serale di bellezza che mi chiedete, su cui sono in ritardissimo, vi farò vedere anche come lo utilizzo, quindi lo includerò all'interno del video. Quindi una delle prime azioni che io posso testimoniare è il fatto che la pelle migliora tantissimo con l'utilizzo costante di questo prodotto, e anche la grana della pelle, quindi i pori, vanno a stringersi perché è più puliti e si mantengono anche più puliti nel tempo, quindi questo vi consente di avere una qualità di pelle, come vi dicevo, decisamente migliore.
Parliamo delle differenze tra uno e l'altro. Come vi dicevo, ne esistono tre particolari versioni, la Mia 2, Plus e Pro. Se sentite dei rumori o i tuoni è perché sta iniziando a piovere qui a Milano e perché nell'altra stanza ci sono i miei bimbi che stanno giocando e stasera sono un po' rumorosi, quindi mi scuso. Esistono, come dicevo, tre versioni. Il Mia 2, che è quello un po' più piccolo, è il più compatto dei tre. Ha la particolarità di essere innanzitutto molto più compatto e più piccolo, di avere un caricatore molto comodo da usare, perché non ha una basetta ma una spina che si attacca magneticamente, diciamo, se vogliamo, un plug magnetico che si attacca nella parte inferiore del manico e dall'altra parte ovviamente nella presa elettrica di corrente, e che potete staccare e riporre in un cassetto. Ha due velocità, il Mia 2, e anche una custodia da viaggio, quindi lo consiglio a tutte quelle persone che hanno bisogno e pensano di utilizzarlo solo per la pulizia del viso, perché non è possibile utilizzarlo sul corpo il Mia 2, e che per ragioni di spazio piuttosto che di viaggio vogliono avere uno strumento più piccolo e anche facilmente trasportabile da una parte all'altra o inseribile in una valigia. Esiste poi la versione Plus, che è quella che ho io e che vi faccio rivedere, che ha innanzitutto una dimensione più grande rispetto al Mia 2. Invece di avere un filo magnetico per la ricarica, ha una basetta come questa, su cui potete appoggiare tranquillamente il Clarisonic e lasciarlo anche appoggiato per tutta la durata di carica o semplicemente per riporlo. Anche in questo caso ha due diverse velocità, una normale e una pulsata, è sempre preimpostato sulla durata di un minuto. Ogni spazzola ha anche un coperchietto forato che consente alle setole di asciugare molto bene, ma nello stesso tempo di essere protette qualora lo riponeste su un ripiano d'appoggio in bagno o in un cassetto. Esiste poi una terza versione, che è la versione Pro, che invece è appannaggio, come dicevo, esclusivo dei centri professionali delle spa e quindi non è in vendita al pubblico privato. Esistono poi 5 diverse testine e le riconoscete principalmente dal colore delle setole e dal colore della base. Questa è quella per pelli sensitive, quindi per pelli normali ma sensibili, quindi particolarmente più delicata, con la base grigia è invece per pelli normali. Esiste poi un'altra testina che ha le setole azzurre invece che nere, ve la faccio vedere perché io ce l'ho, ed è quella per una pulizia profonda, quindi per un'azione un po' più, diciamo, consistente sui pori. Esiste poi una per pelle secca e fragile, e l'ultima che esiste è quella per il corpo. Ve le faccio vedere perché nella brochure che c'è all'interno della scatola ci sono tutte e 5 le testine, quindi normale, sensitive, pelle secca e fragile, pori e corpo. Quindi da questo punto di vista vedete innanzitutto la fascia corpo, che è più grande proprio per poter avere una superficie di appoggio maggiore. Per accenderlo basta premere il pulsante di accensione, che è questo, udirete un suono, e questo è il movimento che non so se riuscite a vedere perché è impercettibile a occhio nudo, ma in realtà non è un movimento rotatorio ma oscillatorio, purtroppo non si riesce a vedere a occhio nudo, ma è un movimento molto veloce avanti e indietro, e se lo interrompete prima della fine del minuto le luci continuano a lampeggiare per un tot di secondi per consentirvi, qualora vi interrompesse, di poter finire la pulizia senza riprendere il ciclo dall'inizio. Per variare la velocità ovviamente invece avete l'altro tastino superiore che vi consente di variare la velocità. Qualora entro, mi sembra, 10-15 secondi non continuate, quindi non lo riaccendiate per pulire il viso, si spegne automaticamente e la volta successiva ricomincia il ciclo dal minuto, quindi il ciclo per intero. Trovate poi nel libretto di istruzioni e di presentazione che c'è all'interno della confezione anche una bellissima sezione su tutti i dubbi che potreste avere sul Clarisonic, e che qua vi rispiego per chi non l'avesse ancora acquistato e avesse le stesse domande. Allora, innanzitutto, esfoliante o meno? Allora, il Clarisonic è così delicato sulla pelle proprio perché non ha nessun tipo di azione esfoliante, non vuole essere uno strumento di esfoliazione e quindi non esercita questo tipo di azione né a livello meccanico, quindi con le setole, né a livello chimico, perché non contiene ovviamente alcun prodotto, e questo è il motivo per cui potete utilizzarlo tranquillamente sia mattina e sera senza andare a arrossare o a irritare la pelle. Una delle domande che mi avete fatto già in passato è proprio quella sull'eccesso di sebo, quindi se vado a pulire troppo la pelle, in particolare mattina e sera, e ho una pelle già particolarmente oleosa e grassa, non è che in questo modo vado ad aumentare la quantità di sebo presente sulla pelle? La risposta è no, nel senso che
sono stati fatti degli studi clinici con l'uso del Clarisonic e la quantità di sebo che voi producete naturalmente non varia. È ovvio che lavare il viso già troppe volte durante il giorno, se avete già un problema di pelle oleosa, è già di per sé una problematica, un inestetismo, e quindi non tanto eliminare l'azione di un prodotto come questo, ma magari andare a mirare su un prodotto invece che vi consenta di pulirla in maniera efficace, con quindi cambiando la tipologia di prodotto di detergente che utilizzate, che deve essere specifica per una pelle magari oleosa. Altra cosa è: non stressa la pelle, non la tira, non la rende particolarmente secca né altro. E un'altra cosa è stata fatta in modo tale che se voi premete troppo con la spazzola, lo strumento si ferma, la spazzola si ferma, e questo è stato fatto proprio per evitare dei traumi alla pelle. Quindi è per quello che vi dicevo di passarlo in maniera leggera con dei movimenti rotatori, perché spero di riuscire a farvelo vedere. Se voi premete con la pelle, in realtà sentite la vibrazione, ma le setole sono ferme. Questo è un po' difficile da trasferire in camera, ma fidatevi, è così. Per lo stesso motivo è inutile che andiate a passare questo strumento invece che un minuto, due minuti, tre minuti, cinque minuti, non serve, basta un minuto per pulire profondamente, e anche il tipo di detergente sta a voi. Qualsiasi tipo di detergente va bene, non ce n'è uno in particolare specificamente studiato per essere utilizzato con questo strumento, anche se volete c'è una linea di pulizia proprio che viene venduta anche, che trovate come sample nella scatola del Clarisonic, della stessa linea, per chi non avesse un prodotto preferito. Credo di avervi detto tutto quello che potevo dirvi, in aggiunta tra l'altro al video precedente che avevo già girato diverso tempo fa. Se avete delle altre domande, degli ulteriori dubbi, non esitate, lasciatemeli pure tra i commenti e cercherò di rispondere a tutti. Come vi dicevo, ha un costo comunque non indifferente, perché passa i 100 euro, e sempre qui sotto nel box informazioni andrò a prendere le informazioni che ci sono sul sito Sephora per mettervi i prezzi con cui viene venduto in questo momento in Italia. Quindi sicuramente è un investimento, in questo senso, un investimento nel senso che ha un costo, non investimento, perché c'è sempre qualcuno che fraintende, quindi lo specifico che è una cosa su cui consiglio di andare a spendere dei soldi. Anche se volete un buon trattamento per la pelle e volete da questo punto di vista comprare uno strumento ottimo per la pulizia del viso, non posso che consigliarvelo, perché io lo utilizzo veramente su base regolare da 3 anni, i risultati li avete visti anche su me stessa, la mia pelle è migliorata tantissimo, e non è sicuramente solo il Clarisonic che ha fatto questa azione, ovviamente, perché non do tutti i meriti a questo prodotto, ma anche ai trattamenti che sto utilizzando, ma l'insieme di questa routine ha sicuramente migliorato tantissimo la grana della pelle, la compattezza, l'elasticità e la pulizia. Quindi ve lo consiglio assolutamente. Spero che il video vi sia stato utile, aspetto i vostri commenti e le vostre domande, lasciatemi sempre eventuali idee per ulteriori video che volete vedere qui sotto fra i commenti stessi, venite a trovarmi sul blog www.simplinavicky.com, ma anche sugli altri social, Instagram, Twitter e adesso anche Pinterest, perché è la mia ultima tra virgolette passione. Vi aspetto, e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!